Paolo Andreucci ci riproverà sicuro. Il CIR 2017 nasce all'insegna della voglia del campione Garfagnino di cogliere il decimo all'oro che lo farebbe entrare definitivamente nella leggenda del rallismo italiano. Si ripartirà dal 17 al 19 marzo con il 40° rally del Ciocco e della Valle del Serchio, quindi sulle strade di casa dell'alfiere della Peugeot e della sua fida compagna di macchine di vita Anna Andreucci. La loro Peugeot 208 R5 T16 avrà i necessari sviluppi tecnici per tornare competitiva e colmare il gap evidenziatosi nello scorcio finale del 2016 nei confronti di Skoda e Ford. Il resto dovrà mettercelo e ce lo metterà il popolare Ucci, che alla soglia dei 52 anni è ancora grinta e classe da vendere. La sconfitta dello scorso anno brucia ancora e non poco per un campione abituato a primeggiare ormai da anni. Da capire chi si opporrà ad Andreucci, visto che regnano sovrane ancora più incertezze che realtà. Intanto il campione in carica basso potrebbe anche non difendere il suo fresco titolo, visto che la BRC pareva orientata ad affidare al rampante Simone Campedelli il ruolo di prima guida, col vicentino dirottato più sugli impegni internazionali. Ma nei giorni scorsi BRC e Campedelli hanno avuto qualche frizione, vedremo come finirà. Da capire anche il destino di Scandor e della Skoda Italia. Il veronese vorrebbe restare, ma i programmi non sono ancora definiti. Annotazione finale su Luca Panzani, il 25enne pilota lucchese, si avvicina al rendezvous con il classico e prestigioso rally di Monte Carlo. Fra due settimane sarà la guida di una Renault Clio R3 e si giocherà una chance importante, forse la più importante della sua ancor giovane carriera.